Credo che l'intervento di Fulvio Perini sia molto conseguente, perché a questo punto entra nelle modalità, nel tipo di cultura che si è estesa anche a questa particolarissima attività della sanità, ossia quella della procedura, del metodo quantitativo, e poi anche sul come queste procedure, ricadendo e ponendo in prima linea dei lavoratori, fanno diventare centrale questa figura non solo per la loro protezione individuale, ma anche per la protezione dei pazienti. Ho visto che, mentre Eleonora Artesio non appare, ho visto che Fulvio Perini c'è e gli lascerei dunque la parola. Prego. Io ho avuto modo di esaminare una serie di norme, di dati e di standard e contemporaneamente, per la mia esperienza, quella di tentare di confrontarlo con descrizioni di realtà concrete. Aspetto non facile perché in una fase come questa avere dei contatti continuativi, diretti e ampi con le persone coinvolte in queste attività non è stato semplice. Quello che vorrei dire è questo, innanzitutto. C'è una notevole, per le informazioni che si hanno, che non sono complete, c'è un interrogativo che emerge direttamente in me, per la mia esperienza, relativa alla differenza che c'è tra le denunce di malattia professionale che ha ricevuto l'INAIL in Piemonte 7.200, 5.500 donne, dove la netta prevalenza sono infermieri e medici, 3.400. Molto meno gli operatori sociosanitari e gli operatori socioassistenziali. Quando sappiamo che in termini operativi, nella presenza concreta nelle RSA, il rapporto tra operatori socioassistenziali e sociosanitari e medici e tecnici è un rapporto di 1 di 6 a 1, come minimo, come minimo. 6 a 1 è del tutto teorico perché è una rappresentazione rispetto allo schema contenuto nel DGR 45 delle sei fasce di intensità assistenziale che in parte già richiamava Andrea Ciattaglia. Se si va a vedere i pochi dati che circolano purtroppo sul contagio tra il personale interessato, io conosco il rapporto numero 6 della ASL 3. La netta prevalenza dei contagi dopo i controlli sanitari, i tamponi, è chiaramente quella degli OSS, degli operatori sociosanitari. Inevitabilmente direi, ma quindi noi siamo di fronte al fatto che in questo sistema la parte più debole dei lavoratori non riesce neppure a tutelarsi rispetto al diritto al riconoscimento dell'infermità. È la parte più debole perché il sistema organizzativo è abbastanza noto e quindi le differenze ci sono, che dipendente del servizio sanitario la denuncia scatta in automatico, che è dipendente di un'impresa cooperativa l'impresa ci pensa 2 volte, 3 volte. O non ci pensa affatto. Quindi abbiamo delle differenze che sono significative e sono l'espressione dei rapporti sociali leali e dei diritti che un lavoratore può esercitare oppure no. Sulla base di questa prima considerazione, io ovviamente ho voluto esaminare i dati relativi ai cosiddetti carichi di lavoro. Le sei fasce di intensità assistenziale che sono state definite da quella bassa a quella alta, o
alta con livello incrementato, indicando per ciascuna di queste i minuti di intervento di carattere infermieristico e i minuti di intervento di carattere tutelare, di assistenza tutelare. È evidente quello che diceva Ciattaglia, che la parte sanitaria è una parte del tutto marginale. Ci sono per l'assistenza a un ospite con l'Alzheimer sono previsti 3 minuti di intervento medico al giorno, 2 minuti di intervento psicologico e 28 minuti di intervento da parte dell'infermiere, contenuto nella tabellina a fondo del DGR. Quindi è evidente che siamo di fronte a un approccio dove l'assistenza a persone ai margini nella società che devono essere accuditi è del tutto prevalente. E questo mi ha colpito perché, potendo conversare con un paio di persone impegnate in queste realtà, una di queste ad Asti, commentava, diciamo, serenamente: ma poi le RSA non sono tutte uguali. Quella che nella città di Asti consideriamo il ghetto dei poveri, su 55 ospiti, 44 hanno ricevuto il contagio. Cioè c'è una gerarchia sociale anche in questo aspetto, e non potrà essere ignorato rispetto alle scadenze future. Ovviamente la parte sui carichi di lavoro è una parte che ti permette di dire, in ragione al numero di ospiti, quanti devono essere, con quali qualifiche, le presenze professionali in quella realtà. Ma questo è un dato che viene fatto dall'unità di valutazione geriatrica all'accesso, e da quel momento in poi, mi sono stupito leggendolo, l'unità di valutazione geriatrica farà un monitoraggio a campione. Cioè non seguirà le realtà concrete, seguirà a campione alcune esperienze per valutare l'efficacia della valutazione precedente, essenzialmente. E questo è il primo passaggio, cioè la valutazione concreta sarà fatta nel luogo della gestione dell'assistenza. E poi come si presenta questa valutazione nei contratti con le imprese d'appalto, cioè le cooperative? Cosa c'è scritto in quei contratti? Come viene affrontata la questione del trattamento e della prevenzione delle lavoratrici che ci dovranno operare? Essendo stata nel passato la mia professione, ovviamente scatta subito il fatto dicendo: vabbè, se questo è il carico di lavoro e se ho da accudire degli ospiti con un'intensità assistenziale media a cui devo dedicare per ciascuno di questi 87 minuti nell'arco del mio turno di 8 ore, qual è la valutazione del rischio conseguente alla mia salute per questa attività con i 5 virgola qualcosa ospiti che dovrò accudirmi nell'arco del mio turno? So che li devo movimentare, so che li devo accudire, in qualche caso anche alimentare. E la cosa stupefacente, almeno per me, è che quando si arriva all'epidemia, al contagio, cominciano ad esserci le denunce del fatto che manchino le mascherine e i guanti. Ma ancora prima del contagio non c'era in un RSA una valutazione del rischio biologico. Obbligatoriamente c'era, ai sensi del titolo 9 del decreto legislativo 81-2008. Obbligatoriamente c'era, quindi per ciascuna prestazione, per ciascuna operatrice, c'era una valutazione specifica per l'attività svolta con le misure e le procedure e l'attività di informazione e formazione per l'attività che doveva svolgere. Come questo sia
avvenuto nelle cooperative che ha svolto queste attività, credo che il divario sia grandissimo e sarebbe molto interessante riuscire a esaminarlo. Quindi il cosiddetto carico di lavoro è un carico che serve per la contabilità, per il contratto d'appalto, non per l'organizzazione concreta. Organizzazione concreta che inevitabilmente, avendo a che fare con delle persone che di giorno in giorno sono in condizioni diverse, non può che variare nel tempo e quindi con un adeguamento dal punto di vista della prestazione e della professionalità. Ecco, il fatto che c'era una valutazione dei rischi precedenti e, come è stato correttamente denunciato, ad esempio nel documento della CUB, documento regionale che ho potuto vedere, molto interessante, siamo di fronte già a una condizione pre-contagio, pre-crisi che era estremamente, diciamo, incerta. E questo ha comportato delle situazioni come quelle che abbiamo via via conosciuto. Io ovviamente leggevo il documento della CUB perché è l'unico che tratta di esseri umani esposti a una condizione. Gli altri documenti sindacali che ho letto, compreso quello di ieri, trattano di relazioni tra istituti, tra organizzazioni, non trattano di esseri umani. E per questa ragione mi è chiaro, insomma, ci sono 5-6 notizie di reato in quel documento, che una procura avrebbe dovuto, deve aprire un fascicolo se fosse impegnata in quella direzione, ho dei dubbi, perché dopo l'esperienza del dottor Guariniello, fatta l'esposto per il rischio dei rider di incidente e di danni alla salute, il documento, l'esposto è stato archiviato e mai aperto. Abbiamo dovuto aspettare la sentenza della magistratura di Milano per sapere che erano lavoratori dipendenti e dovevano essere tutelati sul piano della salute e della sicurezza. Comunque, lavorare senza mascherine e senza guanti è un reato. Lo era anche prima del DPCM. Lavorare in ambienti non sanificati, perché in qualche caso la sanificazione si fa una volta all'anno, si faceva una volta all'anno, è un reato. Non avere ricambio e magari doverti portare a casa il camice o l'abito da lavoro, trasmettendo e portando spasso virus, è un reato. Cioè, siamo di fronte al fatto che nella gestione di questa attività l'arbitrio è stato ampio, e ha portato progressivamente a quelle condizioni che hanno visto nell'arco di alcune settimane la strage che abbiamo conosciuto. Ora, per ritornare, ho letto ieri il documento di ieri dell'incontro tra organizzazioni sindacali e Regione. C'è scritto nel comunicato finale che le organizzazioni sindacali CGIL e CISL hanno presentato un documento delle parti sociali, e parti sociali nel linguaggio è parte lavoratori e parte datori di lavoro, di modifica del DGR 45 del 2012. Ma lo conoscono solo loro, non è pubblico. Nemmeno gli operatori e i rappresentanti dei loro lavoratori, per quello che ho potuto conoscere in queste poche ore, hanno informazione di cosa c'è scritto in quel documento. Quindi siamo di fronte a un sistema di relazioni perlomeno faticoso, insomma, per dire alla fine che rispetto alla domanda che è presente in chi ha promosso l'iniziativa di questa sera, credo che il problema dell'indagine proposto dalla consigliera Skanderbeck mi pare una giusta strada da perseguire
e anche a considerare il fatto che se non c'è solo la strada istituzionale, ci debba essere un dovere sociale di proseguire in quella direzione, di proseguire. Perché se no non solo si ritornerà prima, ma si ritornerà peggio di prima, perché le risorse saranno ancora meno e perché le diseguaglianze, stante questo contesto, cresceranno a partire dalla salute. Per questa ragione il mio appello è, io, come vedete, ho lavorato su una parte specifica, ma l'interesse a poter continuare su questa attività nella mappatura delle condizioni di lavoro, di vita e delle relazioni sociali mi pare estremamente interessante, perché è un buon indicatore della salubrità di un luogo in cui si opera a sostegno di altri esseri umani che vivono una condizione di salute assai più difficile. Ecco, per questo, se sarà possibile continuare, io spero di poterlo fare volentieri, perché penso che sia una battaglia di civiltà, oltre che di diritto delle persone.